Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi in questo video vi parlerò dei miei pennelli MAC. È un argomento di cui volevo parlarvi da un po', anche perché molti di voi me l'hanno richiesto e chi mi segue da un po' sa che io ho lavorato per circa un anno alla MAC a Londra e quindi ho potuto usufruire del loro sconto che era del 60% per costruire pian piano parte del mio kit. Infatti parte del mio kit di lavoro è costituito da prodotti MAC. I pennelli sono lo strumento con cui noi makeup artist lavoriamo e se c'è un pennello sbagliato si avrà anche un risultato catastrofico. Per quanto mi riguarda preferisco sempre investire su ottimi pennelli per avere una resa appunto ottima quando vado a truccare le mie clienti. Ho vari brand di pennelli che mi piacciono, però i MAC rientrano tra i miei pennelli favoriti e ne ho infatti diversi. Sono un po' costosi, questo è vero, lo devo ammettere, però vi durano davvero una vita. Se volete fare un buon investimento vi consiglio di comprare magari un pennello al mese, però vi trovate il vostro kit personale fatto solo con pennelli MAC. Inizio dicendo che i pennelli della MAC sono principalmente costituiti da setole naturali, anche se ultimamente è comunque da un paio di anni è uscita la gamma duo fibre, quindi costituiti da fibre sintetiche e naturali, e poi ci sono quelli completamente sintetici. Allora ve li vado a mostrare. Diciamo che io ho vari pennelli, ho questi qui che sono i pennelli che utilizzo io per lavoro e sono di tutte le marche, ne mancano un po' perché ho fatto lavoro qualche giorno fa e li devo lavare e quella è la cosa più brutta, lavare i pennelli, anche se a me rilassa molto, devo dire la verità, mi piace vedere lo sporco che vola via. Poi ho i pennelli miei che utilizzo tutti i giorni, questi sono quelli miei personali, e poi ho i pennelli della MAC che tengo in un kit a parte, questi qua che ce li ho in questo astuccio tipo gioielliere che si piega, ce ne ho un po' sporchi sempre perché li devo lavare, e poi ho pennelli da effetti speciali e da body painting che non vi mostro perché non credo vi interessino. Allora iniziamo dai miei pennelli viso base, quindi partiamo dai pennelli da fondotinta. Allora, io adoro i pennelli duo fibre per il fondotinta. Quello che utilizzo io tutti i giorni è il pennello numero 130 con setole duo fibre corto. Poi c'è anche questo che è uno simile, ed è il 188. Della sezione duo fibre c'è anche il 132, che è questo qui a lingua di gatto, piccolino, perfetto anche per l'illuminante e correttore. E poi c'è questo qui grande che è il 187. Io utilizzo questo tutti i giorni per la mia base. Per lavoro utilizzo anche questo più lungo che è molto più flessibile, quindi un po' più veloce da utilizzare per sfumare bene il fondotinta, prodotto in crema, ottimo. Anche questo a lingua di gatto, uno dei miei preferiti. E questo lo potete utilizzare sia per fondotinta che per ciprie. Vi dà un ottimo effetto aerografato, molto molto naturale e leggero. Allora, la caratteristica dei pennelli duo fibre è che sono caratterizzati, come dice il nome, da due tipi di fibre. Fibre naturali, che sono queste qui nere, e sono peli di cavallino, queste, di pony giapponese in realtà. Sono cruelty free, i peli sono raccolti semplicemente, sterilizzati. Le naturali sono quelle nere, molto molto morbide, e le sintetiche sono queste bianche. Con le fibre sono di due lunghezze, come vedete. Con le fibre sintetiche voi andate a prelevare il prodotto, infatti se voi mettete il pennello per esempio sulla mano, sulla tavolozza, andate a prendere il prodotto con le fibre sintetiche così. Poi muovendo il pennello vedete che le fibre naturali fanno tutto il lavoro di sfumatura, quindi ottimi pennelli duo fibre consigliati per la base. Io questo super gigante per la cipria mi trovo benissimo ed è il 134, molto bello per sfumare la cipria su tutto il viso, prende perfettamente tutta l'area delle guance, la fronte, il naso. Il 116 in realtà è un pennello da blush, però essendo molto piccolo è anche perfetto per la cipria, quindi molto molto piccolino e un po' più di precisione. Questo è anche il mio pennello preferito da blush perché sono sempre fibre naturali, peli naturali, questo è sempre pony giapponese quando vedete il pelo nero, e appunto va ben bene a prendere la guancia, la sfuma perfettamente ed è super super morbido.
questo qui, che è il 138, che ha una forma allungata a punta ed è ottimo per il blush, anche per la cipria, ma perfetto per il contouring perché riesce proprio a prendere le guance e a sfumarvi tutto il prodotto. Con la punta riesce proprio a prelevare il prodotto e poi ve lo sfuma perfettamente proprio per questa forma particolare. Un pennello di cui non posso fare a meno è un pennello angolato da contouring. Passiamo a un altro tipo di pelo, il pelo bianco è un pelo di capra e infatti è super super morbido, denso, fitto e sono sempre usati per i pennelli da sfumatura. Questo è un pennello veramente ottimo, io lo uso tutti i giorni, lo uso per le mie clienti, nel mio kit ne ho tre, ne avrei comprati di più, fantastici per il contouring perché essendo angolati vanno proprio a prendere la forma della guancia. Questo qui di fibre sintetiche, angolato, perfetto per un contouring in crema. Può essere anche utilizzato come pennello da fondotinta se vi piace utilizzare pennelli molto piccoli. Come pennello da contouring potete utilizzare ovviamente tutti quelli che vi ho mostrato prima, duo fibre, questi piccolini, sono ottimi anche per contouring in crema e in polvere. E il mio preferito è il 109, è piccolino, dalla punta rotonda, le setole sono molto molto dense, perfetto per i contouring in polvere perché prende proprio questa parte alta delle guance e quindi viene ad sfumare il prodotto. Ottimo anche per blush perché è piccolino, quindi ve lo mettete al centro delle guance e lo sfumate verso l'alto, perfetto per un effetto un po' più dettagliato e preciso. Poi passiamo ai pennelli da correttore, questo qui sempre un duo fibre a punta, che è un pennello sintetico, però ottimo per sfumare il correttore sotto gli occhi. Ce n'è anche una versione di pelo di pony giapponese, naturale quindi, che è questo pelo nero che vi ho fatto vedere. Ottimo per il correttore e per sfumare tutto l'ombretto sugli occhi. Passiamo ai pennelli da occhi. Allora, i miei preferiti sono tre. Sono tutti bianchi, quindi di pelo di capra, perché come vi dicevo sono i più morbidi e soffici da sfumare. Come pennello per applicazione ombretto, il mio preferito è il 239. È questo qui. Quindi con setole sempre molto dense. Andiamo a prelevare il prodotto ed è ottimo perché lo possiamo proprio premere contro la palpebra fissa per fissare bene il prodotto. Pennello ottimo per applicazione ombretto. Come pennello a penna il 219, che è questo qui, quindi come vi dicevo un pennello a penna, quindi a punta, ottimo per creare dettagli, per sfumare al di sotto dell'occhio o appunto per un effetto un po' più definito se vogliamo fare una cut crease, una piega molto definita, sfumare la matita, l'attaccatura delle ciglia, un pennello più da precisione. Il pennello forse il mio preferito di tutti, senza il quale non posso più truccare, ed era anche il preferito da tanti makeup artist, l'ho visto davvero nei kit di tutti, ed è il 217, credo che sia il pennello più famoso di MAC e quello più imitato in assoluto, che è questo qui. Di imitazioni ce ne sono tantissime, di Zoeva, Real Techniques, ed è come vi dicevo il pennello forse più imitato della storia, e il mio Real Techniques è questo qui delle Pixie Vu, che si chiama Base Shadow Brush ed è esattamente la stessa forma del 217. Allora, come vi dicevo, questo pennello è ottimo per sfumare, io lo amo, ne ho credo 6-7, continuiamo a comprare. Se dovessi consigliarvi un pennello della MAC da acquistare sarebbe questo, perché davvero potete realizzare smokey eye, sfumare, applicare il prodotto, è un pennello perfetto per gli occhi. Ve lo faccio vedere da vicino, vedete la forma particolare? È proprio soffice, entra proprio nella piega dell'occhio, riesce a sfumare. Secondo me è il pennello da sfumatura per eccellenza. Passiamo ai pennelli da eyeliner. I miei consigliati sono tre. Se volete un eyeliner più anni 50 o magari alla Amy Winehouse con una coda esterna molto pronunciata, io vi consiglio il 266. Angolato, perfetto per sopracciglia e per eyeliner, quello che uso io quotidianamente. 210,
perfetto per fare eyeliner super sottili, super precisi su ogni tipo di occhio, e il 211, che è questo qui giù, questo qui, che ha la punta un po' più spessa e non mi piace tantissimo, quindi non lo consiglierei in realtà. Passiamo ai miei pennelli preferiti da sopracciglia, ne sono due. Il 208, quello sopra, che è questo qui, ottimo per chi ha sopracciglia piccole, sfigate e vuole un pennello per creare un effetto naturale e preciso. È il 266, questo qui giù, ottimo per prodotti in crema e quello che mi vedete usare sempre nei video con l'eyeliner fluido con cui disegno le mie sopracciglia. Ultimi pennelli, pennelli da labbra. I miei preferiti ne sono due. Il 231, che è questo qui sopra. Perfetto perché è molto molto preciso, arrotondato, riesce a prendere perfettamente la forma delle labbra, il rossetto, a sfumare il prodotto. È super consigliato come pennello da labbra, è credo veramente il preferito di tutti. E poi c'è il 228, un po' più morbido, flessibile, ottimo sia per labbra che per pennello occhi da dettaglio. Ragazze, questi sono i miei pennelli preferiti della MAC, ne ho solo alcuni perché non riesco a prenderli tutti in mano. Spero che questo video vi sia stato utile, che vi sia piaciuto e vi abbia fatto capire un po' di più. E vi mando un bacio, ci vediamo al prossimo video. Per qualsiasi richiesta scrivetemi in privato come già fate sempre, oppure commentatemi i video. Un bacio, ci vediamo alla prossima.